Radio Radicale, eccoci al consueto appuntamento quotidiano con economia ed elezioni, lo spazio della nostra programmazione dedicato ad esponenti del mondo dell'impresa, dell'università, del sindacalismo, comunque per gente che ha delle competenze teoriche e pratiche nei campi economici e che si candida alle prossime elezioni politiche. L'ospite di oggi è un'imprenditrice, già presidente nazionale dei giovani imprenditori della Confapi, deputato uscente, vice ministro dello sviluppo economico con delega al commercio estero del precedente governo Berlusconi ed è candidata per il PDL alla Camera in Veneto e si chiama Katia Polidori ed è collegata telefonicamente con noi. Benvenuta Polidori. Buon pomeriggio. Allora, insomma, ci facciamo questa chiacchieratina. Intanto, come un'imprenditrice decide di entrare in politica? Per quale motivo? Ma sa, più che altro, diciamo, più che da imprenditrice, l'intermedio, pur facendo sempre l'imprenditrice, è stato l'essere presidente nazionale dei giovani imprenditori, perché già da quel ruolo si fa in qualche maniera come dire, rappresentanza di sindacato e politica all'interno di un sindacato. E poi probabilmente la voglia, il desiderio di portare direttamente dentro la politica per lavorare da dentro e non da fuori le istanze degli imprenditori, soprattutto delle piccole e medie imprese, perché io ero presidente dei giovani imprenditori della Confapi che rappresentava la piccola e media impresa. Lei è stata, oltre appunto a essere presidente della Confapi, insomma, è stata anche vice ministro, come diceva all'inizio, del commercio estero, quindi conosce due Sì, temi anche qualche anno dopo. abbastanza Sì. interessanti. Allora, però noi abbiamo un grandissimo problema, insomma, nel sistema imprenditoriale italiano, c'è cioè un numero enorme di piccole imprese che non sono strutturate per andare all'estero e andare nei mercati emergenti. Ecco, come si può superare questo Allora, handicap? innanzitutto mi è capitato proprio ieri in un'emittente televisiva di dichiarare che il nostro tesoretto sono proprio le piccole e medie imprese italiane, perché noi sappiamo, proprio in un momento in cui si discute tanto di etica, di morale, io peraltro avevo scritto un libro proprio L'imprenditore tra etica e formazione, proprio in un momento così importante sappiamo quanto l'imprenditore sia etico di suo, il piccolo imprenditore è direttamente legato al territorio e quindi diciamo che si comporta e gestisce questa attività come fosse la sua famiglia, che poi in parte lo diventa da anni. E questa moria di imprese, queste 100 imprese che muoiono al giorno, non solo creano ovviamente il problema sociale di non avere più posti di lavoro, quello economico di non creare più ricchezza, ma dal mio punto di vista creano anche un grandissimo problema culturale che è quello della perdita del saper fare. All'estero fare le cose all'italiana significa farle bene. Noi quando diciamo è una cosa fatta all'italiana invece intendiamo un po' il pressapochismo. Quando diciamo ne discutiamo tra di noi. Invece all'estero significa una cosa bella e fatta bene. Purtroppo il rischio è proprio questo, che aziende strettamente legate al territorio, che non potrebbero nemmeno delocalizzare, perché io mi sono trovata proprio in questa esperienza che lei ha rammentato, a parlare con ambasciatori di paesi stranieri, cinesi e quant'altro, che ci chiedevano come poter fare investimenti nel loro territorio per magari, non so, coltivare l'olio o il vino. Lei capisce che questi sono prodotti che hanno bisogno del nostro sole, della nostra aria, cioè Molto non è il legati al macchinario che territorio fa la dove vengono differenza. prodotti, evidentemente. Cioè, evidentemente, altrimenti non avremmo, no, È una fortuna per tutte. noi. No, però ora al di là di questo, però esiste anche un problema. Insomma, è vero che la Sì, piccola anche è stato assolutamente. bello, eccetera, è un'immagine un po' poetica. Però probabilmente con la globalizzazione è anche un po' superata, perché noi abbiamo una popolazione che invecchia. Quindi sia italiana sia europea, quindi è meno propensa ai consumi, mentre ci sono delle economie più giovani e anche più propense ai consumi che stanno crescendo, che hanno necessità di prodotti, però noi non siamo strutturati È per andare. vero, Ecco, quindi com'è che si può fare? assolutamente sì, guardi, questo è uno dei problemi più grandi e poi in questo momento abbiamo un'altra cosa che ci sta, tra virgolette, venendo a favore e chiedendo prodotti, il fatto che anche nei paesi simbolo dell'alta contraffazione, perché lei sa bene che questa è una delle cose che affligge di più il commercio con l'estero, anche in questi paesi si stanno con i nuovi ricchi, chiaramente, si stanno pretendendo ed esigendo prodotti veramente italiani, con tutta la tracciabilità italiana. E noi di fronte a questo abbiamo difficoltà a rispondere. Perché? Perché le nostre aziende, è vero, non sono le piccole, chiaramente, non sono organizzate.
per andare all'estero, e a supporto di questo c'è una macchina che è stata rimessa in funzione da poco, che è l'Istituto del Commercio con l'Estero, che comunque con le sue, gli arresti che ha avuto, poi la ripresa, la ripartenza e quant'altro, comunque è in grado, insieme ad altri strumenti che si chiamano SIMET, che si chiamano SACE, di aiutare soprattutto le piccole e medie imprese a far conoscere il loro prodotto. Quando io ero ministro mi ero inventata due cose che ora le ricordo così insieme a lei. Una era un portale trade, il www.madeinitaly.gov.it, che permetteva praticamente di mettere in contatto direttamente, senza alcune spese, i consumatori finali con i nostri piccoli commercianti. Quindi era diventato una specie di negozio virtuale dove chiunque, producendo, non so, poche bottiglie di vino, per cui non avendo la capacità di poter rispondere alle grandi domande di grandi paesi, poteva direttamente entrare in contatto con il ristorante che avrebbe avuto il piacere di. Poi, vabbè, come lei sa, è caduto il nostro governo e questa cosa è rimasta fatta in parte. C'è ancora una parte da fare e subito dopo il governo Monti non ha delegato nessun altro al commercio con l'estero, come se fosse una voce poco importante. Invece è l'unica voce della nostra economia che sta ancora crescendo. Oltre a questo, insieme ad un gruppo di lavoro avevo fatto un tavolo di trade facilitation, cioè l'export in un click, dove tutto insieme, senza dover mandare persone a Roma a girare per ministeri e per enti, promosso questo dal Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dello Sviluppo, il Ministero degli Affari Esteri, insieme potevano trovare SACE, SIMET, Rete Italia Internazionale, ABI, che è molto importante, l'Agenzia delle Dogane, fondamentale, in modo da poter esportare in un click. Cosa voleva dire? Che lei semplicemente mettendo i propri dati poteva avere tutte le risposte online per ogni paese che le interessava. Ci sono paesi più adatti all'export per determinati prodotti e meno adatti per altri. Anche questa, devo dire che questo però era già un single window, era già in buona posizione quando è caduto il governo. Poi ripeto, io questi progetti li ho consegnati peraltro tutti al ministro Passera, tutti, oltre a tantissime altre cose che abbiamo fatto in quel periodo. Poi non c'è stato più un delegato ad hoc, o meglio ci sono due sottosegretari con varie deleghe, però non essendoci più questa specifica un pochino è stato abbandonato il settore, dal mio punto di vista con un gravissimo errore e lasciando le imprese in mezzo al guado, perché queste aziende erano partite, e non è di certo colpa degli imprenditori se cadono i governi, no, nel senso non dovrebbero... Questo sicuramente no, però ecco, cerchiamo un po' di capire, però ci sono anche delle colpe che sono anche un po' politiche, però anche degli imprenditori, cioè uno è quello del sistema Italia, che insomma ora sì, al di là della crisi del 2008 che è iniziata nel 2008, cioè noi non cresciamo molto meno rispetto agli altri europei, insomma ai paesi più industrializzati, da circa 20 anni. Ecco, cosa è che si può fare nel futuro prossimo per cercare insomma di recuperare, no, se non recuperare il gap perduto, insomma quantomeno per far ripartire l'economia, due o tre misure pratiche, ecco, infatti. Allora guardi, è come se i nostri imprenditori a parità di capacità, prendiamo un imprenditore italiano e uno, non so, straniero di qualsiasi paese, a parità di capacità partissero per una corsa ad ostacoli e il nostro ha un sacchetto sulle spalle pieno di zavorre, pieno di pietre. Questo sacchetto si chiama ovviamente burocrazia e tasse. La burocrazia gliel'ho divisa per semplificare la cosa, ma è una delle più grosse tasse, perché quando semplicemente per la riscossione di un credito noi impieghiamo tipo 1250 giorni, quando invece all'estero se ne impiegano più o meno di 400, lei capisce che vuol dire avere dei dipendenti impiegati solo a seguire... I nostri ascoltatori lo capiscono perfettamente, perché la battaglia sui tempi di pagamento non solo della pubblica amministrazione, è una battaglia di almeno di 5 anni di Radio Radicale, che è stata anche oggetto di prepesta di legge, quindi conoscono benissimo i nostri assolutamente, guardi, io lo so e ve ne ringrazio, perché se va a vedere le proposte di legge è stata anche una mia battaglia in Parlamento, per cui no, quindi, però è pure vero dall'altra parte, le burocrazie e le tasse ci stanno un po' per tutte le imprese, però c'è alcune, anche noi abbiamo fatto recentemente un viaggio nel sistema produttivo italiano, abbiamo visto che la crisi è anche a macchia di leopardo, perché ci sono nello stesso settore aziende che crescono e altre che non crescono, quindi
è un problema probabilmente un po' diverso, un po' più complesso della semplificazione tasse e burocrazia. Beh, io le dico la verità che venendo dal mondo dell'impresa vedo che i settori più o meno in tutte le parti d'Italia, quando è in crisi il settore ceramico, lo è in crisi dal nord, dal centro, dal sud. È Sì, non... chiaro che l'eccellenza più piccola è quella che magari tende a salvarsi perché è un prodotto di nicchia, però ahimè anche con dei ricavi di nicchia, insomma questo lo sappiamo. Il settore delle costruzioni è in crisi in tutta Italia, dal nord al sud. Io più Camacchia di Leopardo ho visto, questa è la mia esperienza personale, ho visto che laddove ci sono dei distretti industriali che poi hanno cambiato di nome questo tipo di sistema, comunque un sistema che funziona di collaborazione territoriale legato anche per quanto riguarda il commercio con l'estero a delle agenzie, ma per quanto invece riguarda il commercio interno di collaborazione di filiera, chiamiamolo distretto così di filiera, le cose tendono ad andare un po' meglio. Vero è che però per tutti, io non vorrei generalizzare, ma io sono convinta che oggi il problema più grosso rimane comunque le tasse. Cioè, per me l'IRAP è una battaglia che facevo da quando ero presidente dei giovani imprenditori, è un vero e proprio ladrocinio per le imprese. È una doppia, tripla tassazione che blocca anche l'assunzione. Peraltro va a tassare debiti passivi e in questo momento tassa praticamente tutte le aziende italiane. Senta, appunto, lei adesso accennava alle tasse, no? È ovvio che Sì. l'aspirazione di tutti, immagino i contendenti, non solo i contendenti politici, ma anche dei cittadini soprattutto, sarebbe che non ci fossero tasse o ce ne fossero meno. Però bisogna anche fare i conti con una situazione economica che non è rosea. Indubbiamente, Quindi di Rosea. conseguenza. Allora, se all'interno, cioè, si parla molto di tagliare l'IMU, eccetera, ora, al di là del singolo cosa, cioè, ecco, come andrebbe riequilibrata la tassazione in Italia, nel senso che si concentra il dibattito sull'IMU, che è una tassa su un patrimonio per quanto insomma piccolo o medio eccetera, e non si parla sulle tasse, non so, delle imprese o sul cuneo fiscale che metterebbero più soldi in tasca ai Sì, lavoratori permettendo di certo. far partire i consumi. Ecco, lei come la riequilibrerebbe la Allora, tassazione in Italia? Fermo io guardi, restando che io... immagino che lei voglia dire bisognerebbe tagliarle tutte, messo che non si Ah possa fare, beh, la certo, questo è priorità il quale desiderio di farebbe? tutti. La Beh, secondo priorità. me la priorità, allora adesso c'è una regolina base che uno la può chiamare, cioè, ma chiunque all'università abbia fatto un minimo d'economia, la ricetta del benessere, meno tasse su imprese, e la metto per prima, meno tasse sulle famiglie, meno tasse sul lavoro, significa più consumi, più produzione, più entrate nelle casse dello Stato. Allora, parallelamente a questo del meno tasse, che come ha detto lei sarebbe un desiderio per tutti, è chiaro che dobbiamo andare a trovare i soldi per le meno tasse. E l'unico Ma ci modo, l'unica arriviamo. cosa che... Intanto vediamo dove mettergli questo Esatto. eventualmente tesoro. Quindi lei dice sgraverebbe più le imprese. Guardi, io No, per il cioè... lavoro, cioè io imprese e famiglie, Famiglie cosa tenendo conto che intendiamo? quando... Perché il cuneo Scusi, allora... fiscale in fin dei conti riguarda le famiglie, perché i lavoratori Sì, sono componenti della assolutamente, ecco famiglia, perché le quindi dico, e non... tutte le tasse, come lei le gira, la prima che tocca riguarda comunque la famiglia, la persona ovviamente, perché le imprese possono assumere di più, quindi dare lavoro, il cuneo fiscale riguarda la detassazione comunque del lavoratore, noi abbiamo lavoratori che sono i più pagati del mondo, ma incassano Meno. il meno in assoluto, lo sappiamo, no? Appunto che c'è questo problema. L'altra cosa voglio dire... È chiaro che quando parlo di famiglia, io lo sottolineo perché ci tengo, c'è sempre un quoziente familiare di cui va tenuto assolutamente conto, insomma, c'è differenza tra una famiglia che ha 8 figli e chi non ne ha, insomma, Vabbè, credo che questo siano anche è poche una le cosa che io famiglie do. adesso con 8 figli, Stamattina ne ho sentita una in televisione e sono rimasta È andata in veramente televisione per questo sorpresa. motivo, perché appunto Sì, rappresenta però sa, l'eccezione. mi consenta una battuta, è che io probabilmente a fare così, a gestire la cosa pubblica, delle volte sento che, cioè, che si assomiglia molto a come una donna di famiglia deve eliminare gli sprechi, una persona, una signora che ho sentito oggi che ha 8 figli, non c'è niente che va buttato e Ci secondo me credo. questa è la stessa cura dimagrante che va fatta allo Stato. Noi abbiamo uno Stato che spende 3 volte di più, non so, dello Stato tedesco, eppure tutti dicono, in Germania, la Germania com'è efficiente. Quindi evidentemente noi sprechiamo molto di più, allochiamo male le risorse. Credo che il problema sia
concettuale, cioè noi dovremmo quasi praticare una rivoluzione copernicana, cioè non partire, non so, abbiamo 100 di spesa, quindi ci serve 50 di tasse, no, al contrario, capire quanto sono le tasse sopportabili. Il massimo di tassazione sopportabile è di certo il 40% e non di più, certo tutti auspicano meno, ma è il 40% da studi economici fatti. Ed è lì che dobbiamo partire. Se quello è il massimo di tasse sopportabili, dobbiamo invertire, la spesa si dovrà commisurare alla tassa sopportabile, allora, non il contrario. Quindi bisognerebbe tagliare. E cosa tagliamo? Tagliare le, allora, sicuramente partire tagliare le spese, intendo, Guardi, sì, certo, le spese. No, ero, dicevo per gli ascoltatori, sapevo che immaginavo. Allora, io le posso dire cosa abbiamo messo noi nel programma. Abbiamo addirittura firmato un patto del parlamentare, che guardi, io ho qui davanti perché ce l'ho sempre dietro, votare il dimezzamento degli emolumenti dei parlamentari, poi votare il dimezzamento dei parlamentari e soprattutto votare una legge che azzeri il finanziamento pubblico ai partiti. Quando parlo dei parlamentari non parlo solo di quelli che sono a Roma, parlo di tutto il sistema, ovviamente. Però mi consento una cosa che secondo me invece è fondamentale. Io credo che già infilare fisicamente all'interno della macchina dello Stato il concetto di meritocrazia faccia la differenza. Io che vengo dall'impresa so che una persona che lavora in azienda con me non è che sale di grado e gli vengono appuntate le stellette sulla giacca perché diventa anziano, sale di grado solo se è bravo, solo se lo merita, e credo che all'interno del sistema statale debba essere messo lo stesso criterio, la meritocrazia ovunque. Sì, questo per lo dicono tutti, anche le imprese all'interno dei convegni, però poi pare che si acceda ai posti chiave solo se si è ben raccomandati. No, lei però parlava... Io da imprenditrice, siccome secondo me equiparare i contratti di lavoro tra le piccole imprenditrici, io parlavo... dipendenti privati... Sì, no, nel senso, però poi fondamentalmente è un risaputo, credo, il vissuto di ognuno di noi, insomma, lo sa che si va avanti per raccomandazione anche nel privato. No, però lei diceva sì, le spese... Privato, guardi, ascolti, no, aspetti, no, mi scusi, mi consenta, nel privato è veramente diverso, cioè non c'è chiaro, un imprenditore parlo dell'artigiano che assume il collaboratore, parlo un po' più grande. Ma anche nella grande azienda, oggi si guarda quello che una persona produce, nel privato è veramente difficile, come quando, adesso apriamo un altro argomento, quando si parla del mondo del lavoro e si dice dobbiamo tutelare i lavoratori, certo che vanno tutelati, ma spesso si tutelano da soli, perché all'interno di un'azienda qual è l'imprenditore folle che manda a casa uno che è bravo? Se proprio devi licenziare mandi a casa una persona che probabilmente non è così brava, fatto salvo le categorie che vanno salvaguardate. Sì, no, però le fondamentalmente deboli, questo sì, da un punto di vista teorico sì, però nella pratica, da quello quantomeno che ci hanno denunciato in questi anni i lavoratori di varie aziende, che è successa una cosa ben diversa, cioè siccome è poco valorizzato il capitale umano, quindi le aziende tagliano dei costi, il lavoro, quindi quello che tu costi di più ti caccio, quindi fondamentalmente è quello. Io credo, ripeto, vengo da un mondo in cui la pratica no, è realtà, carità, non e io credo dico che succede sempre così, però ecco, diciamo no, che è una... insisto sul fatto che per carità qualche caso ci potrebbe essere a livello di grandissime aziende, ma ormai le grandissime aziende non ce l'abbiamo più, quindi ritorniamo sulle medio piccole, al di là del rapporto personale legato al territorio, dell'etica eccetera. No, sono d'accordo con lei che il rapporto è molto diverso, insomma, e poi non esiste il costo, esiste quanto una persona produce, no, sì, ma non è infatti il costo. Però diciamo grosso l'occupazione viene dalle medie e grandi aziende, insomma non... Senta, quindi al di là ora dei costi della politica che potremmo essere più o meno d'accordo tutti quanti, però diciamo che si racimola anche abbastanza poco con i costi della politica. Volevo dire questo, che questa è più una parte demagogica dal mio punto di vista, per quanto riguarda invece il finanziamento a partiti no, secondo me si racimola. Però noi siamo, come sa sicuramente, a Radio Radicale, insomma i radicali sono per l'abolizione del finanziamento pubblico da decenni. Sì, abbiamo però, fatto tante battaglie. Però cioè, con i soldi che si risparmiano non si rimettono a posto i conti, no. Sfortunati. Infatti sono solo gli sprechi, perché quando io sento che un IRAP, sento, è la verità poi, l'IRAP va a finanziare non la sanità, che l'accetterei, perché con un imprenditore con le tasse finanzia la sanità, a me va anche bene, ma finanzia gli sprechi della sanità, lei capisce che questo diventa assolutamente inaccettabile. Sono tante cose, perché sono La sento lontana, forse ha allontanato la bocca dalla cornetta. Comunque le dicevo appunto per quanto riguarda i dimezzamenti. E poi
Diciamo che in questa grande proposta del rendere l'IMU, che ha fatto il giro, insomma, pare di tutto il mondo, pare che anche gli osservatori internazionali se ne siano occupati, c'è secondo me un qualcosa di più, c'è un dire, cioè un voler riagganciare la fiducia del cittadino allo Stato, perché il cittadino è stato vessato, guardi anche le storie di Equitalia. Io mi trovo in Veneto, dove purtroppo molti imprenditori si sono suicidati perché non riuscivano. Io capisco questo rapporto stretto con i lavoratori, perché qui non esiste più il parono, no? Quello di una volta, il rapporto padrone-lavoratore. Gli imprenditori si sono suicidati perché non riuscivano per le tasse a pagare i lavoratori. Sì, diciamo, io lascerei il problema dei suicidi degli imprenditori, è un problema molto complesso che noi abbiamo trattato al suo tempo, quindi non lo metterei, è una semplificazione giornalistica che è stata fatta, che noi a Radio Radicale ci siamo ben guardati da fare, perché spesso abbiamo conosciuto anche direttamente parenti di suicidi. Sì. Stiamo parlando di rapporti un po' più complessi, quindi questo lo lascerei fuori, ecco, non mi permetta. Senta, sì, io le dico, ho visto tante aziende fallire e per carità, assolutamente, che esiste un grande problema, esistono problemi familiari che si ripercuotono, siamo d'accordo, però sul suicidio, insomma, lo terrei fuori da questo spazio di conservazione. Io un problema che ho sentito molto girando in Veneto, le dico che però obiettivamente, quindi al di là del valore della prima casa, che è simbolico, la riunione della famiglia, diventa poter dare una spinta economica se lei rimette 2/13 nelle tasche degli italiani, siccome non è che sono italiani. Però l'IMU, la tassa media dell'IMU, la tassazione media dell'IMU sulla prima casa era €350 la media, quindi non è che sono tutti sti gran soldi. Beh, insomma, facendo dei conti, guardi, sono conti ufficiali, quelli che io le dico, insomma, anch'io le dico quello che ho letto, al di là che oggi €350 fanno la differenza, nel senso però ecco, c'è una cosa che mi sfugge, perché si preoccupano di restituire casa, che poi tra le altre cose, insomma, ci sono degli studi dove in Italia fondamentalmente non è più di tanto tassata, e non ci si occupa, lei parlava di famiglie, dei 5 milioni di nuclei familiari che vivono in affitto, dove una mensilità è esattamente uno stipendio, quello nelle grandi città, medio dell'Istat. Ecco, perché rimane questa parte, questi 5 milioni di nuclei familiari, che poi saranno 2 o 3 persone ciascuno, quindi stiamo parlando di 10-15 milioni di italiani, che vengono ignorati dalla politica. Perché? Più che vengono ignoranti, io credo che, io visto che nel nostro programma... Può avvicinare la cornetta? Sì, io sono sempre nello stesso posto. No la cornetta probabilmente la sposta, quindi non si sente bene. Prego. Ok, no, le stavo dicendo che sicuramente per la famiglia, per il futuro di giovani, noi abbiamo pensato anche a coloro che stanno in affitto, dovremmo tentare di dismettere o costruire case di un certo tipo, case una volta venivano chiamate popolari, che possono essere di facile acquisto per le persone che non si possono permettere di comprare casa. Quindi dismettere parte del patrimonio nazionale, riuscire a ristrutturarlo. Quando glielo dico, questo però significa anche, oltre all'attenzione verso queste famiglie che è primaria ed obbligatoria, quindi parliamo degli inquilini, di chi non ha una casa, significa anche rimettere in moto l'economia. Perché lei capisce che intorno al mondo delle costruzioni, se riusciamo a rimettere in giro comunque la costruzione, eccetera, le ristrutturazioni, tutto quello che va fatto. No, però esistono pure 1.200.000 appartamenti, stima dell'ANCI, sfitti. Sì, non venduti peraltro. Ma no, quelli non venduti è ancora un'altra cosa, quindi non... Sì, questi non sono proprio sfitti. Pensi che sono non venduti, lei pensi solo che sono non venduti si paga l'IMU. E probabilmente è anche un mercato maturo. Ecco. Sì, no, però è pure vero che probabilmente è un mercato maturo, quello delle costruzioni. No, guardi, io non credo. L'80% delle famiglie che c'è a casa, quindi non... Non è un mercato maturo. Vabbè. Quando andava tutto bene, le persone di casa ne compravano anche più di una. I figli che si sposano... E c'avevamo più soldi, adesso c'è la crisi, quindi... Appunto, non è un mercato maturo, è che non abbiamo più soldi, perché i posti, anzi, ci sarebbe bisogno secondo me di città satelliti vicino alle grandi città dove poter comprare appartamenti che non siano costosissimi, no? Per le nuove famiglie, insomma, per i giovani che decidono di mettere su famiglia o comunque di andare a lavorare altrove. Io ritengo che questo delle famiglie che non hanno comunque appartamento sia importante, e il fatto di poter creare degli alloggi, costruire degli alloggi, come dire, con
con acquisto agevolato sia assolutamente fondamentale. Quando si è parlato dell'IMU, e qui rispondo alla sua domanda, in realtà dentro c'è una voce, la stanno dicendo poco, ma io che vengo sempre dal mondo dell'impresa ho dato grande attenzione a questa cosa, il fatto che ci sia la restituzione di soldi e poi l'abolizione anche per chi utilizza, quindi i coltivatori, che utilizzano i capannoni o i terreni dove allevare le mucche, dove piantare il grano. Che questo è stato veramente un ladrocinio, lei pensi quanto già l'agricoltura ha difficoltà storica di suo, anche perché abbiamo una concorrenza all'estero spaventosa, noi abbiamo pastifici che vanno a comprarsi la farina all'est perché gli costa molto meno che in Italia. E perché costa molto meno? Perché in Italia il 50% se non di più è fatto di tasse. Quindi ridare soldi a quel sistema io non lo chiamerei uno slogan. Vabbè, come non lo so, no, lo so. Io eventualmente, allora, siccome siamo belli lunghi, cioè abbiamo superato abbondantemente il nostro tempo, magari sull'IMU ci ritorneremo, anche perché potremmo allungarci. Intanto le faccio in bocca al lupo per le elezioni. Grazie. Crepi, grazie.